sofferenza, ma quanto è importante questa vittoria per voi in questo momento? Beh, l'importante era vincere, fare 3 punti. Comunque sappiamo il momento, abbiamo sfruttato la partita, abbiamo fatto 3 punti, quello che era il nostro dovere. Un po' troppo sofferenza nel finale, che cosa sono i fantasmi di Genoa, i problemi che avete affrontato in questa parte di stagione, cos'è che ancora si deve rimanere in fase di non possesso? Dobbiamo essere un po' più compatti ovviamente, perché ci sta a soffrire, sappiamo che la Champions è un campionato diverso, ci sta a soffrire, ma è importante qua sempre fare i punti, più punti possibili per passare il girone. Che cosa vi sta chiedendo fase difensiva e assente rispetto alla precedente gestione? Cioè, se ci sono dei problemi o comunque quali sono le novità tattiche che dovete ancora assimilare? Ovviamente ogni allenatore c'è il suo modo e le sue metodologie di lavoro. Mister Garcia ci chiede sempre di stare più compatti, più vicini. Oggi ancora di più, più stretti, e poi sfruttare le ripartenze come abbiamo fatto, lo stesso Osi, quindi abbiamo sfruttato bene questa ripartenza perché stavamo vicini, blocco squadra. Penso che soffrendo insieme si soffre, però è importante, come ho detto, è fare i 3 punti. Per chiudere, è un messaggio comunque importante di compattezza del gruppo, no? Dopo i tanti rumors di questi ultimi giorni. Guarda, la gente fa troppo polemica, ho sempre detto che questo è un gruppo fantastico di lavorare, dei bravi ragazzi. Anch'io ho subito un po' di critiche, però sono quello più grande, va bene criticarmi, basta che lascio i ragazzi in pace, giocare, divertirsi, anche perché ho le spalle larghe, faccio il mio meglio, faccio il mio lavoro, che è sempre difendere al mio massimo la Mare di Napoli, quindi i ragazzi si devono divertire e fare il meglio possibile. Grazie.